Oggi prepariamo una classica torta di compleanno che può andare bene anche per altre ricorrenze e che usualmente facciamo qui da Amerigo. La torta di ricotta che molti clienti hanno battezzato la cheesecake di Amerigo. Questi sono gli ingredienti della base: cacao amaro, farina debole 00, farina di mais finissima, zucchero di canna, tuorli delle uova di Ginetto, burro del caseificio Rosola di Zocca e sale. Abbiamo messo le polveri in planetaria, quindi farina di mais, cacao amaro e farina debole 00. Mettiamo il sale, il burro. Iniziamo quella che è comunemente chiamata sabbiatura, quindi polveri con burro. Abbiamo aggiunto lo zucchero di canna, rimescoliamo un poco, interrompiamo di nuovo la macchina e aggiungiamo i tuorli. Aggiungiamo i tuorli. Sempre lentamente in modo che la formazione del glutine sia minima. E poi la mettiamo in frigorifero almeno un'ora, così si rassoda. Ora sto preparando un sciroppo con acqua e zucchero di canna e lo portiamo a 121 gradi. Lo sciroppo ora è arrivato a 121 gradi, lo tolgo dal fuoco e lo lasciamo riposare per circa 5 minuti prima di incorporarlo alla ricotta. Ora sto incorporando al composto di sciroppo e ricotta la panna montata. Le proporzioni sono: per lo sciroppo 100 g di acqua con 100 g di zucchero di canna portati a 121 gradi, 500 g di ricotta e 300 g di panna semi montata e la buccia di un limone grattugiata, di un limone biologico. Facciamo una crema di ricotta a freddo, tranne lo sciroppo, che serve a dare stabilità. Mettiamo in uno stampo e la mettiamo a raffreddare almeno 4-5 ore. Ora la vado a pareggiare, visto che l'abbiamo messa dentro ad uno stampo. La possiamo pareggiare con una spatola a gomito, ma anche con un cucchiaio. Per avere la certezza che sia abbastanza pari, sbattiamo un attimo la teglia. Perfetto, ora va a raffreddare. Dopo il riposo della pasta frolla, la stendiamo tra due fogli di carta forno. Il spessore è proprio sottile. Dopo aver ricavato dalla frolla un disco del diametro della chantilly, togliamo quest'ultima dal freezer, ovviamente quando sarà sufficientemente solidificata, e non rimane che assemblare la torta collocando la chantilly alla ricotta sul disco di frolla e ricoprire la superficie con le more leggermente spadellate con zucchero e succo di limone.